Hola amigo, ma come suona Carter Buford? Oggi voglio analizzare lo stile di questo straordinario batterista e farti una piccola guida all'ascolto per capire meglio le caratteristiche, il suono di uno dei musicisti più brillanti, originali e di fatto influenti degli ultimi 20-25 anni. Per capire il suo stile dobbiamo analizzare diversi fattori e partirei sicuramente dal suo modo unico di suonare il groove, in particolare il portamento del Charlie, che è veramente il suo marchio di fabbrica. Prima di ascoltare i brani che ho scelto però facciamo una premessa. Carter Buford suona open, quindi con ride e charleston a sinistra, senza incrociare mai le mani, no? Che gli dà una libertà espressiva notevole. Io tra l'altro pensavo che fossi uno di quelli di quella generazione che è stata folgorata da Billy Cobham, no? Sai, quando è arrivato Cobham con questi super kit giganteschi, l'impostazione aperta, un sacco di gente ha provato a emularlo, invece non è così. Il suo riferimento numero uno non è esattamente lui, che sicuramente ha seguito, ma sono i grandi jazzisti, quindi lui è cresciuto ascoltando Buddy Rich, Tony Williams, Jack DeJohnette, e ha anche suonato tanto jazz, in effetti, prima di formare la Dave Matthews Band. Sicuramente ha ascoltato tantissimo Dennis Chambers. Comunque, in pratica, suona open per puro caso, perché da bambino ha iniziato così, si è messo sulla batteria, ha aperto e è rimasto così. Allora, partiamo dal primo pezzo. Io ero un ragazzotto, avrò avuto 15-16 anni, quando ho sentito per la prima volta questo disco, in particolare il brano Too Much. E ho avuto la stessa folgorazione di quando ho sentito gente tipo Stewart Copeland, Vinnie, Simon Phillips. Cioè, non ho mai sentito nessuno suonare così. Adesso ti faccio sentire sto brano e analizziamo bene la roba del Charlie. Senti il Charlie? Phil? E dammelo un bel linear, dammelo! Fai caso anche alle dinamiche del Charlie, con la punta, con la costa, con la campana. Pupupu, tre di cassa, bam! Lui ha dei piedi pazzeschi, tra l'altro, anche le mani, ma i piedi. Questa è la musica da ballare, mica la trap! Questo suo modo di suonare lo troviamo in tantissimi brani e la cosa che amo da morire è che suona questi groove complessi, veramente articolati, difficili, però li riesce a far entrare nella musica pop senza esagerare. Adesso, Dave Matthews Band, ci sono vari stili, c'è il pop, il folk, l'acoustic rock, il funk, cioè è difficile etichettarlo. Comunque è musica da ascolto, cioè musica radiofonica. E lui suona della roba che sentiresti più in un disco fusion, è veramente un figo. Te ne faccio sentire un'altra che ha questo approccio al charleston particolare. È anche difficile studiarla sta roba perché non c'è un colpo uguale all'altro. Il secondo aspetto che voglio analizzare è la creatività. A parte che se ascolti 5 live diversi della stessa canzone non senti due volte lo stesso feel. Anzi, lui proprio dice di sforzarsi, di cercare di non ripetersi mai, cosa che probabilmente ha preso come concetto dal jazz. Ma poi ha delle idee fantastiche. Per esempio, ti faccio sentire una cosa un po' raffinata che è sempre tratta dal primo disco. C'è questo brano lento, molto bello, dove a un certo punto arriva la strofa e io, te e altri 99% dei batteristi al mondo probabilmente avremmo fatto un determinato groove. Senti cosa fa lui. Qua c'è l'intro, tutto strappamutande. Pezzo bellissimo questo qua, eh. Senti, arriva la strofa e lui fa. Marcetta.
non è solo come la suona, che è suonata benissimo, ma è l'idea di mettere una marcetta in una strofa. Io avrei fatto tum, quel bordo, sai. Questo è l'aspetto creativo, non è solo la quantità di note, sono le scelte. Bellissimo. Sempre primo disco, adesso beccati questo brano dove esce proprio l'esplosività, il controllo tecnico, dinamico che ha dello strumento, perché comunque Buford suona, ha mani e piedi che viaggiano di brutto. Senti questo estratto di Drive In, Drive Out, dove c'è, a parte che c'è un feel che ti apre la faccia, e poi c'è un groove veramente esplosivo, te lo faccio sentire. Questa è una strofa. Senti che feel, eh? Fallo un feel! Qua gioca Ride Charlie. Ma chi suona così? Chi suona così? Adesso si picchia un doppio paradiddle, sempre con le mani a Ride Charlie, senti? Che meraviglia! Fino adesso ti ho fatto ascoltare dei brani, diciamo, della prima parte della loro carriera di un po' di anni fa, però ci sono anche gli ultimi lavori che sono molto validi. C'è un brano in particolare che ho selezionato perché ti voglio far notare una cosa. Allora, il pezzo è questo, si chiama Samurai Cop, brano del 2018. Senti qua. Naked or afraid. Your mother screams and forces you. Senti che bella atmosfera. Allora, se ascolti il mood del brano, questa canzone potrebbe essere tranquillamente una canzone di qualche artista giovane, da classifica, sai, quelli che hanno un miliardo di follower su Instagram, no? Che però in un brano del genere, non tanto loro, ma quanto i loro arrangiatori, cosa avrebbero fatto? Ci avrebbero schiaffato il solito loop orrendo che fa... Sai, quella roba che arriva dalla trap... Che ragazzi, ho capito che va di moda, che le batterie elettroniche hanno un altro suono. Io non sono un produttore, non so niente e sono un vecchio. Però con una batteria del genere questo pezzo ha preso vita. Cioè non è la solita solfa che sentiamo dappertutto e che francamente, lo dico, ha rotto le palle. Sì, sono vecchio, però ragazzi, mai sentito che bello sto groove? Ma ascoltalo, ascoltalo. Ma chiamate i batteristi bravi a suonare le canzoni invece di usare il loop numero 27 di Logic. Chiamate Carter Buford a fare i dischi. Cioè adesso non è che mia moglie si ascolta sta canzone che... La musica l'ascolta come le persone qualsiasi, non è che mi viene a dire «Ah, che bravo questo batterista!» Si sente che fa dei linear phrasing molto belli, però credo che si percepisca la musica, il groove, la profondità di quello che l'artista ha cercato di trasmettere con questa roba qui, no? Io questa roba tutta meccanica delle ti va bene per fare certa roba, ma non mettiamola dappertutto, ragazzi. Ascolta quello che ti pare. Comunque questo è il geniale Carter Buford, grande batterista, personalità super positiva, cicca in bocca e guantini, sempre sorridente, sempre in forma musicalmente. È uno che ha lasciato un segno vero nella batteria e quindi vale la pena ascoltarlo, studiarlo. Ti ricordo che ho fatto tante altre guide all'ascolto sui miei batteristi preferiti, iscriviti al mio canale YouTube, c'è anche una playlist dedicata e ti faccio sapere anche che ho da poco aperto il canale
Telegram, dove praticamente ogni giorno ti mando un messaggino con qualcosa di utile, interessante, un link, un disco, un consiglio, un video, i messaggini vocali, quelli mi piacciono molto. Insomma, se vuoi, cerca Suonare la batteria su Telegram oppure vai su t.me/suonarelabatteria, trovi il link nelle note a questo video. Il mio sito ufficiale suonarelabatteria.it e la mia scuola online. Se vuoi studiare con me, vai su corsi.suonarelabatteria.it. Viva Carter Buford, viva la musica bella. Non so ancora, non ho ancora capito se si dice Buford, Buford. Comunque è lui. Buona musica, alla prossima. Ciao!